Carissimi amici della Pogonotomia, buona domenica. E allora oggi soddisfiamo la richiesta di alcuni utenti che mi avevano già chiesto, e io ogni promessa è debito, di utilizzare il Pils. Il Pils, questo rasoione tedesco con questa particolarissima forma, con il manico, diciamo, sottile, relativamente questa testa che sembra un po' il martello di Thor, no? Lo so definito quando era stato recensito la prima volta un anno e mezzo fa su Facebook. E allora, intanto una premessa: io l'altra volta ho chiesto scusa, mi sono confuso perché sono stato anche mal consigliato, ma colpa mia, perché ci mancherebbe ancora, non è che uno deve verificare le notizie, poi perché di mestiere fa giornalista, era una cosa fondamentale verificare le notizie. Ho confuso il rasoio recensito con un rasoio di bronzo, mentre il rasoio era di ottone. E vi ringrazio per aver, come dire, avermi perdonato per questa leggerezza, anche se qualcuno si è messo così, mi ha detto che sono poco professionale, no? Allora io gli ho risposto che è vero, perché non è il mio mestiere questo, quindi io sono professionale nel mio lavoro, questa è una cosa che faccio per, diciamo, divertimento, passione, chiamiamolo come volete, ad uso e consumo di tutti voi, quindi se qualcuno non è contento può anche non guardare il canale. Cioè, mi è spiaciuto, comunque, cioè, mi ha fatto piacere vedere la maggioranza delle persone che hanno capito che una svista ci può stare, insomma, capita. Ma ho dovuto subito rettificata, quindi non è che si è trattato di un errore che mi è sfuggito, mi è subito stato fatto notare. Io immediatamente ho chiesto scusa dicendo che purtroppo ero convinto di quello. Poi qualcuno ha voluto dire: no, mi ha anche detto impara l'italiano. Vabbè, pazienza. D'altronde è anche giusto perché non c'è da lamentarsi. Io lo dico solo così per chiacchierare con voi, perché d'altronde quando uno ci mette, diciamo, la faccia anche in questa piccola realtà, che è un canale YouTube con poco più di 1500 iscritti, è anche giusto prendersi le critiche più severe, anche se devono essere però, come dire, non, cioè, non strumentali, ecco cosa voglio dire. Cioè, la critica ci sta tutta, ma deve essere in qualche modo costruttiva. Comunque, va bene lo stesso. Allora, oggi dicevamo, soddisfiamo la richiesta di questi utenti che mi hanno detto: ma vogliamo vedere il Pils in azione. Eccolo qua. Allora, il Pils è uno dei primi rasoi in acciaio che io ho acquistato, quindi siamo sicuri, che ho acquistato nella, diciamo, della nuova generazione di rasoi artigianali, chiamiamo semi-artigianali, tedesco, con una particolarità costruttiva che è peculiare. Cioè, praticamente, come potete vedere, la testa gira, guardate, con un meccanismo assolutamente molto 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 scorrevole, quasi fosse un cuscinetto a sfera, no? Faccio un paragone che magari non è adeguato. Vedete la lavorazione del pieno dell'acciaio. La forma è una forma molto particolare, perché ha queste due canali di scolo abbastanza ampi e questa coprilametta che chiude e che si può tranquillamente serrare così, vedete? Poi è chiaro che qua abbiamo le due autofocus, in questo momento mi dà dei problemi. Vabbè. Abbiamo le due eccolo qua. Le due estremità che sono fatte proprio perché i polpastrelli vadano a chiudersi, no? Quindi a permettere che non scivoli. Come lo armiamo? Lo armiamo con un'astra blu, una stainless molto comune, ma economica ed efficace, insomma. Sapete che le Astra hanno due varianti: la verde, che è la Platinum, che è quella più scorrevole, diciamo, tra virgolette, e la blu, che è questa qua, che è la Stainless. Allora, l'armiamo. Come si arma? Si scarta, ovviamente.
Dovrò regolare l'autofocus perché ogni tanto all'inizio che ho usato questo nuovo strumento non faceva questi scherzi, adesso ogni tanto li fa, evidentemente ho toccato qualche tasto, ma d'altro canto, come ho ripetuto prima, non sono professionale, sono a fare questo di mestiere, cioè, il giorno che farò di mestiere questo, ovviamente mi doterò di strumenti ancora più avanzati, ma questo è già molto buono. Ecco qua. E poi si va. Guardate, adesso lo faccio, poi in realtà non è molto. Si può serrare tranquillamente così, eccolo qua. Eccolo qua. Rasoio che è armato. Allora, quando è stato lanciato sul mercato, ma poi in realtà questo rasoio è prodotto da una ditta tedesca che non ne produce tantissimi, quindi all'inizio non è stato facile trovarlo. Poi in realtà ha avuto un discreto successo, secondo me, no? Si parlava di un rasoio poco incisivo. In realtà, se noi andiamo a vedere bene l'esposizione della lametta, vediamo che è un rasoio normale, insomma, un rasoio che non è così leggero, però effettivamente è fatto in modo che protegge molto la pelle. E qual è la caratteristica? Che il peso è molto, molto sbilanciato sulla testa. E quindi noi dobbiamo andare a considerare che, vedete, guardate, il peso è veramente, adesso io cerco di non farlo cadere perché, però è veramente sbilanciato sulla testa. Questo cosa comporta? Comporta una tecnica di rasatura diversa, perché se io ho la testa molto pesante, il manico tra virgolette leggero, io dovrò calibrare diversamente la mia pressione, la mia forza e il mio stile di rasatura proprio. Cioè dovrò in qualche modo regolarmi diversamente rispetto a un rasoio che è equilibrato in maniera diversa. Però io l'ho utilizzato moltissimo questo rasoio, specialmente all'inizio, quando lo acquistai in un negozio di Milano, negozio fisico tra l'altro, quindi perché all'epoca, se non so adesso, la lista d'attesa cioè, era abbastanza, come dire, laborioso acquistarlo direttamente online, però mi dicono che adesso le cose siano. Quindi mi hanno raccontato, anche qua magari sbaglio, che c'è stata comunque quasi 6 mesi fa, che era più agevole acquistarlo anche online. Comunque si trova, insomma, e premetto che è un rasoio purtroppo caro, cioè un rasoio che io ho pagato almeno una cifra intorno ai 200 euro, quindi già qualche un anno e mezzo fa, vado a memoria, però un rasoio comunque caro. Devo dire che la qualità costruttiva è notevole, quindi stiamo sempre parlando di strumenti che costano tanto, ma effettivamente c'è un motivo. Non è che. Allora, con cosa ci radiamo? Innanzitutto ringraziando Luca e Matteo che hanno avuto questa idea, le idee loro, di creare degli eventi ogni tanto, periodici, su prodotti, diciamo, più o meno diffusi, più o meno, no, utilizzati dai nostri utenti, dai nostri follower. E siccome la ditta Cella di Milano, mi sembra di Milano, Cella, sì, Milano, sta per lanciare una nuova linea, allora abbiamo pensato di fare un momento, qualche giorno in cui tutti quanti abbiamo invitato tutti un evento proprio, no? A utilizzare un prodotto Cella e fotografarlo, magari metterlo nella rasura del giorno. E ovviamente io non potevo ovviamente esimermi dall'utilizzare la mia crema da barba Cella, mandorla. Io vedete come c'è la barba che ormai ha i suoi anni, ma sempre valida. Io non amo l'odore della mandorla in particolare, però devo dire che questo prodotto è un prodotto di grandissima qualità e l'ho sempre apprezzato moltissimo. E al di là dell'odore della fragranza, insomma, la nuova avrà una fragranza diversa e appena avrà la possibilità, magari la proveremo. Cosa facciamo per espandere la nostra cella sul nostro viso? Utilizziamo il pennello nostro, il pennello della pagina, del gruppo,
Il pennello degli amici della pomerotomia, eccolo qua. Ormai è diventato diciamo, abbastanza di uso comune per me, perché comunque è il pennello che soddisfa le mie esigenze e spero anche quelle di chi l'ha voluto apprezzare. Faccio scorrere l'acqua, la faccio scaldare un attimo e il pennello a bagno un secondo, è stato giustamente perché è un sintetico, quindi non ha bisogno di particolari bagni notturni, semplicemente 10 minuti, un quarto d'ora, insomma. Adesso ora lo bagno ancora con acqua calda, lo strizzo un po' e vado a prelevare il contenuto della nostra cella che, nonostante abbia un bel po' di anni questa confezione, mantiene intatta la sua meccanica di montaggio. Vedete come io vado a lavorare con la punta di questo pennello super sintetico, super soft. Eccoci qua. Adesso andiamo a montare in ciotola. Faccio scorrere l'acqua. Facciamo un montaggio non troppo pesante. Anche perché la barba ha un giorno e mezzo, quindi non è neanche un barbone che necessiti di una protezione eccessiva. Un montaggio scorrevole, insomma. Vedete che non tradisce la nostra cella e monta veramente bene. Ditta storica italiana, mandorla che, pur non essendo fragranze preferite, è effettivamente gradevole, delicata, questo è per come sono i miei gusti, è delicata, non è una mandorla invasiva. Guardate che bel montaggio che mi fa. Allora, mi sciacquo il viso. E andiamo a... Qualcuno mi ha anche scritto che si è stupito perché io mi rado con l'Apollo. Allora, questo è un Apollo che io uso in casa, chiaramente, non è un Apollo che utilizzo fuori casa. La uso in casa come con altre... Perché psicologicamente, io sono fatto così, ho delle tare, no? Io non reggo le t-shirt, cioè io devo avere il colletto, è una cosa psicologica, no? Ognuno ha le sue, no? Quindi anche per le magliette che utilizzo, diciamo, in casa, scelgo delle polo, magari quelle più usate, quelle che, non, che si sono rovinate. Però che bel montaggio, guardate, com'è bello denso. Io non volevo più liquido, ma va bene così. E andiamo a
lavorare col nostro Pils. Versione, in questo caso, satinata, perché abbiamo la versione cromata e la versione satinata, no? Qui effettivamente la testa l'ha fatta scorrere. Perché il peso, vedete come mi porta a impugnare alto, perché un po' scivola dall'acqua, no? Un po' la testa pesa e quindi bisogna fare un po' attenzione, ma il risultato è ottimo. Magari ecco, con il mignolo si può bloccare. Il pelo è andato. Tutto. L'astra blu ha fatto il suo lavoro, d'altronde una stainless così, una barba un giorno e mezzo, non ha pietà, diciamo. E facciamo un'altra passata, ovviamente. La nostra cella mandorlata. Facciamo un'unica passata perché veramente questo Pils ha eliminato insieme alla lastra blu tutto l'eliminabile, passata unica, quindi contropelo per obliquo. Sentite che comunque canta, perché ancora qualcosa c'è chiaramente, e come va proprio a grippare. Scusate il termine brutto, grippare, brutto. Va ad aggrappare il contropelo con delicatezza però, non con aggressività. D'altronde la regola è che io ho fatto sul campo, è che più il rasoio è di qualità, costruttiva,
più il rasoio è prezioso, più il rasoio è caro, parliamoci chiaro. Generalmente, più è gestibile e poco, sempre tra virgolette, aggressivo, che non vuol dire che non faccia la barba, anzi la fa meglio tante volte di tanti rasoi che sono stati esaltati in questi anni, perché no, bisogna sempre avere le cose più aggressive, io quello che non faccio la barba, però qual è il risultato? Se io posso permettermi di avere lo stesso risultato con un rasoio che mi consente, questa è la mia battaglia di sempre, come voi sapete. Cioè, io noto in rete, no, tanti che quasi fanno una gara a dire: ah, ma io uso quello ancora più aggressivo. A volte mi fanno delle domande, gli utenti, che io ringrazio, tra l'altro, non è che sto criticandoli. Qual è il rasoio che più si avvicina a quel tipo di rasoio? Che domanda è? Cioè, nel senso che voi dovete dire: ma io ho un problema di rasatura. Io infatti rispondo così: ma tu hai un problema di rasatura? Cioè, non riesci a raderti bene con, ad esempio, un Edwin Jagger, un Muller 89. Allora, impara a raderti meglio, perché con quel rasoio lì ottieni delle sbarbate perfette. Non c'è bisogno di avere una falce, no? Se poi è un divertimento nostro, lo faccio anch'io, io mi diverto a volte a usare rasoie particolari, ma è un divertimento, non è più una rasatura, cioè è una cosa diversa, un gioco. Allora giochiamo a raderci con il coltello della cucina, si può fare, non è che, però è un gioco. Poi se uno apprezza certe geometrie di certi rasoi, ben buon per lui. Nessuno gli dirà mai niente, anzi, siamo persone libere di raderci come vogliamo. Però se qualcuno mi chiede un consiglio tecnico, visto che non sono professionista, ma un po' di esperienza ce l'ho, tanti anni, dico: signori, usate rasoi non particolarmente, tra virgolette, cattivi, perché non ha senso. Ma anche se vi la dico una settimana, cioè, questo rasoio qua è in grado di togliervi la barba una settimana tranquillamente. Così come l'89,9% dei rasoi, credo, cioè, ma anche il 99, voglio dire, forse. Ritocchino. E qui siamo, ecco, forse qua c'è ancora qualcosina. Non rompe niente, sto cercando la più perfezione. Ecco qua. Perfetto. Direi che siamo a posto. Allora, come sempre sciacquiamo gli strumenti del mestiere, gli attrezzi della natura. L'ho fatto subito, questo è un consiglio che vi do, perché ad esempio sui pennelli il sapone tende magari a rimanere, così poi bisogna utilizzare più calore, insomma, è meglio. È meglio fare subito il lavoro di pulizia e vedete, prenderlo a posto. E adesso vi sciacquo io il viso, però. Acqua fredda. Andiamo a pulirci. Allora, dopo barba, intanto rispongo anche la mia cella, che è una versione, diciamo, storica, ancora senza il simpatico signore che si rade in confezione.
dopo Barba ho voluto rimanere sul classico con Pino Silvestre, che non guasta mai Pino Silvestre. Io apprezzo molto, ad esempio, il bagnoschiuma. Pino Silvestre. A me piace. Molto classico, chiaramente. Pino Silvestre, classico, infatti si chiama classico, non l'ho notato. E niente, Aftershave, Pino Silvestre, che, insomma, penso che chiunque di voi nella vita abbia utilizzato almeno un prodotto Pino Silvestre, anche bagnoschiumi, appunto, queste cose qua. Shampoo, insomma, gradevole. Allora, due parole su quello che abbiamo utilizzato. Vabbè, lasciamo la parte pennello, che lo conoscete. Io sono contento di questo pennello che abbiamo pensato con la DS Cosmetic, brandizzato, diciamo così, ma in particolare perché appunto è stato il primo oggetto personalizzato a cui seguirà qualcos'altro che nei prossimi settimane barra mesi, spero settimane, io vi annuncerò. Non parliamo più di pennelli, parliamo di altre cose. E il ciuffo però è impressionante perché il ciuffo riesce a gestire con la sua morbidezza, ma con la robustezza della fibra, sia i saponi più morbidi che quelli più duri, che quelli intermedi come Cella, che è una pasta di sapore, insomma. E allora andiamo a Cella. Cella è, ragazzi, è uno dei capisaldi della rasatura italiana. Insieme ad altre marche come possono essere Proraso, come possono essere, no, altre realtà. Cella è una delle prime dei primi prodotti che io già negli anni 2000 avevo, e forse questo addirittura risale, non mi ricordo più come, risale a qualche anno fa. E ha questa caratteristica di essere un sapone tecnicamente molto avanzato, secondo me, a un prezzo che è effettivamente ultra ultra competitivo. Quindi io devo dire che poi a chi piace la mandorla, insomma, parliamo di un prodotto di grandissimo livello, nonostante un rapporto qualità-prezzo favorevolissimo. Quindi sono contento che Cella abbia avuto l'intuizione di comprendere che la rasatura bagnata sta crescendo. Rimane ancora una rasatura di nicchia, ma sta, diciamo, conquistando sempre più utenti, e quindi è con una nuova linea che uscirà e vedremo come sarà, insomma. Questa, beh, questa classica è, addirittura diventa superfluo commentarla. Cella. Poi Pino Silvestre, che è anche qua un classico, molto molto anni 80, direi. Però, insomma, va bene, insomma, per tutti i giorni. È un prodotto che è piacevole, fresco, insomma, sulla pelle, si abbina, insomma, va benissimo. Anche se mandorla è pino, forse non ha molto a che fare, ma io mi sono trovato bene, insomma, quindi sono contento. E poi chiudiamo con il Pils. Il Pils, adesso che andiamo a smontare, facciamo così in modo che la mano scappi. Ecco, vedete il coprirametta. Piano piano, senza tagliarsi, perché sennò poi è un problema. Mettiamo la lametta nel suo camposanto. Lo sciocchiamo un secondo. Allora, grande manifattura, grande prodotto, grande utensile, grande ingegneria alla base di questo progetto, grande materiale, perché qua stiamo parlando di un acciaio che è preso dal pieno. Sono proprio evidenti i segni della lavorazione del prodotto. Caratteristica che potrebbe, non, come dire, mettere in difficoltà qualcuno, in particolare qualche principiante, perché appunto il peso la distribuzione del peso del rasoio non è tradizionale, cioè nel senso che è molto molto orientato sulla testa. Quindi, come dicevo prima, no? Eccolo qua.
Però una volta imparata la tecnica di rasatura, come avete potuto vedere, facendo scorrere veramente questa testa sul viso, si ottiene un risultato perfetto come quello che ho ottenuto oggi. Quindi Pils, tecnologia tedesca, precisione costruttiva tedesca, insomma, rasoio di grande, grande livello, di grande prezzo, ma effettivamente non può mancare, secondo me, nella collezione di appunto un collezionista di rasoi, insomma. È un rasoio che probabilmente anche un design di tutto rispetto, no? Guardate che design. E quindi io sono soddisfatto a distanza di un anno e mezzo dell'acquisto e quindi a chi mi chiede io dico sì, lo consiglio, chiaramente tenete presente le caratteristiche, insomma, che non è un rasoio comune, è un rasoio particolare che comunque vi offrirà, se lo sceglierete, come offerta a me, delle piacevolissime sbarbate. Allora niente, buona domenica, ancora scusa per l'errore della volta scorsa che è stato assolutamente mia responsabilità e spero che non capiti più, però d'altronde non siamo tutti sempre perfetti, no? E buona domenica e buona barba a tutti.